Buonasera a tutti i nostri telespettatori e bentornati al consueto appuntamento con l'informazione locale sulla Radotella Perino Parma in collaborazione con TG Parmense. In occasione della Fiera del Fungo di Borgo Val di Taro, Valerio Agitati è stato premiato per la sua attività di fotografo amatoriale. Nell'anno in cui alla Fiera del Fungo Porcino IGP di Borgo Taro si festeggiano i 30 anni di marchio IGP, si sono riconosciuti anche i 20 anni di servizi fotografici, di seguito, di foto di Valerio Agitati. Un riconoscimento avvenuto ieri alla presentazione, all'inaugurazione del primo weekend di fiera, un po' inaspettato. Devo dire che è stato inaspettato proprio, però mi ha fatto piacere perché sono stato uno dei primi dopo quella pausa che c'è stata della Festa del Fungo nel 2000 con gli Imbriani, avevamo ricominciato il tutto e da lì appena ho avuto la consapevolezza di usare il digitale con la macchina fotografica nel 2005-2006 ho cominciato a fare le foto sia alla Festa del Fungo che... 20 anni di foto, 20 anni di tante emozioni raccontate anche attraverso internet, E beh, io ho cominciato a fare taronews.it e poi ho cominciato quando c'è stato l'avvento di Facebook, abbiamo cominciato lì su Facebook, tutte le volte che c'è stata la Festa del Fungo, le ho sempre raccontato. Oh, io non sono uno scrittore, allora la racconto con la luce Certo. delle mie foto. Certo, e qual è quella che ti è rimasta più impressa, di edizione oppure di foto? Quella che ti ricordi con maggior piacere, se ce n'è una. Beh, forse le prime perché avendo scoperto il digitale si andava a casa la sera e si metteva tutto sul computer e la soddisfazione di avere l'immediatezza di fare le foto, andare a casa e rimettere tutto. Dopo è arrivato internet, è arrivato tutto ed è stato un piacere, ed è sempre un piacere. A Parma un controllo straordinario del territorio ha portato i carabinieri a denunciare 5 persone e segnalare 12 giovani alla prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti. Le operazioni concentrate in zone sensibili come il Parco Ducale e la stazione ferroviaria hanno coinvolto 83 persone e oltre 45 veicoli. Tra i denunciati, un quarantenne tunisino è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso e un altro 42enne di origini africane aveva con sé un flacone di acido cloridrico senza giustificato motivo. I due ventenni stranieri sono stati poi sorpresi con merce rubata all'esterno di un negozio, mentre un trentenne maghrebino è stato fermato per violazione del foglio di via obbligatorio con cui gli si impediva di tornare sul territorio del comune prima di 4 anni. Infine, all'interno del Parco Ducale, i carabinieri hanno recuperato 15 grammi di hashish nascosto tra i rami di una siepe e segnalato 12 giovani tra i 25 e i 40 anni per possesso di piccoli quantitativi di droghe leggere per uso personale. E a Fidenze un 33enne straniero è stato denunciato dai carabinieri per furto, dopo un'indagine iniziata circa un mese fa. Una sessantenne di Fontanellato aveva denunciato il furto della sua borsa, avvenuto mentre stava caricando la spesa nella sua auto in un supermercato di Fidenza. Un uomo si era avvicinato rapidamente, rubando la borsa dal sedile anteriore e fuggendo su un SUV. I carabinieri hanno avviato le indagini, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze. Alcune settimane dopo, un cittadino ha segnalato al 112 un tentativo di furto simile nel parcheggio dello stesso supermercato. Grazie a questo intervento e agli accertamenti tecnici sull'auto abbandonata dal ladro, i militari sono riusciti a identificare il sospettato. Il 33enne, già segnalato per reati simili, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma. Intervista a Luciano Sabini, presidente del Consorzio di tutela del fungo IGP, presso e durante il primo weekend della Fiera del Fungo di Borgo Val di Taro. Ascoltiamolo nel nostro servizio. Stanno iniziando le fiere del fungo, i funghi, tanti stanno friggendo, dice ci sono sti funghi. Allora i funghi porcini nella zona, per quello che so, documentato e anche personalmente e soprattutto anche come consorzio, sentiti i vari referenti dei comunali e consorziati,
Per il momento c'è una nascita iniziale, scarsa, comunque qualcosa si trova, bella anche come fungo, nella zona di Albareto, diciamo quasi tutto il comune. Invece Borgotaro mi risulta che è ancora un po' più indietro, probabilmente è piovuto un po' meno e è un po' più in ritardo. Di conseguenza cosa succede? Con la fiera in settimana quelli che hanno potuto hanno conferito i funghi, ce ne saranno pochi almeno. Mi auguro che domani e domenica, che sono i giorni in cui tantissimi vanno per funghi, riescano a trovarne e che si espandano un po' anche in zone dove ne hanno trovati meno, in modo che ce ne sia un po' certificato soprattutto, ma anche diciamo commerciale. Allora, i permessi rilasciati dall'Unione dei Comuni come ente delegato dalla Regione mi risulta che sono stati consegnati a tutte le zone, è stato ripristinato come richiesto per il Comune di Albareto e anche in parte Tornolo, come avevano chiesto gli stessi, la chiusura il giovedì, per cui per dire zona di Tornolo e Albareto, in comune di Albareto, le comunali e i consorzi hanno di nuovo aperto solo al martedì, sabato e domenica. Gli altri giorni sono chiusi e sono riservati agli utenti o ai proprietari. Questo anche per favorire, diciamo la verità, oltre che un diritto sacrosanto dei proprietari e degli utenti di poter raccogliere i funghi e avere un introito come è sempre stato da quando hanno iniziato a raccoglierli, ma anche per avere più disponibilità di fungo certificato IGP. E presente alla Fiera del Fungo Porcino di Borgo Valditaro anche Mirko Carretta con Borgo Lab. Fiera del Fungo di Borgo Taro, Borgo Lab c'è? Beh, assolutamente. Siamo un'azienda che raccoglie qua a Borgo Taro, i nostri fungaioli ci conferiscono i funghi e noi dobbiamo per forza esserci alla Fiera del Fungo di Borgo Taro IGP. Siamo in uno stand importante perché siamo insieme al consorzio di tutela dell'IGP, dunque in questa piazza solo fungo di Borgo Taro IGP certificato, i primi, però saranno i primi di una lunga serie, speriamo. Onore ai 30 anni di IGP. Beh sì, onore ai 30 anni e sono stati lunghi, belli, intensi e difficili, anche perché è un prodotto molto complesso, sia da raccogliere, da certificare e da lavorare anche. E dunque la promozione è importantissima, in questi 30 anni un po' di strada si è fatta, però ce n'è ancora tanta da fare. Sono quasi le 11 del sabato del primo weekend, ma qualcosa si è già venduto, nonostante i prezzi. Sì, i prezzi, come hai detto tu, sono essendo i primi, perché noi è la prima serata che raccogliamo, abbiamo proprio una manciata di funghi, sono abbastanza alti, giusto che sia così perché è un prodotto molto ricercato, importante, però la gente le chiede, cioè chi preferisce spendere due soldi in più ed essere sicuro di avere un prodotto certificato e garantito di Borgo Taro. Presenza immancabile alla Fiera del Fungo di Borgo Taro come tutti gli anni, prodotti tipici dell'Alto Adige, quest'anno è qualcosa di particolare? Buongiorno, di particolare quest'anno ho i Kaminwurz però piccanti, una novità che l'ho portata quest'anno. Poi salame di cervo, cinghiale, che li abbiamo sempre, non ci manca mai. Fiocco dello speck, che con quello è sempre cercato qua a Borgo Taro. Poi formaggi come Stravecchio di Montagna, come un Valpusteria molto buono. Una malga, un formaggio di malga, che le mucche sono allevate sopra 1500, che è una meraviglia. Dall'Alto Adige alla Sicilia, da cosa proponi? Da Catania, Adrano esattamente. Sono tutti i tipi di olive che lavoriamo in famiglia, abbiamo una piccola azienda, piccola familiare. Sono olive esclusive, famose, noce l'area dell'Etna. Prima volta alla Fiera del Fungo di Borgo Taro? Ho fatto la settima o ottava volta, 8 anni che vengo qua. Puntualmente tutti gli anni veniamo. Contento? Come no, soddisfattissimi. A Fornovo, per quanto riguarda la discarica di Monte Ardor, il gestore Palladio propone di allungare i tempi di conferimento per completare il capping dell'impianto di smaltimento. A breve una conferenza dei servizi in merito alla proposta e all'interpellanza del prossimo consiglio comunale da parte del gruppo Avanti Fornovo. Ascoltiamo ora l'intervista a Alessandro Savi, ex assessore. Il gestore della discarica di Fornovo chiede l'allungamento dei tempi di conferimento della copertura finale dell'impianto. Il cappotto era iniziato nel 2022, poi è stato in verità interrotto perché non era stata raggiunta la volumetria e quindi è stata data il permesso
per conferire un altro tot di rifiuti, una quantità piuttosto esigua. Per cui poi ci sono stati dei ritardi, anche dovuto al fatto che noi come amministrazione precedente abbiamo preteso la fideiussione su quei rifiuti, su quel conferimento ulteriore, e quindi si è andati per le lunghe. Ad aprile di quest'anno c'è stata un'ulteriore proroga fino a ottobre 2024, quindi il mese prossimo, per finire questo conferimento, perché nei primi mesi di quest'anno è piovuto molto, sono state avanzate delle questioni tecniche per poter concedere questa proroga. Quindi una proroga è già stata data per un esiguo quantitativo di rifiuti che rimane da conferire. Adesso io, avendo fatto una richiesta di accesso agli atti dopo le elezioni a luglio 2024, ho scoperto che appena insediata Emanuela Grenti ha chiesto in anticipo ai gestori della Palladio il pagamento della somma di una parte delle royalties che avrebbe incassato il comune con il conferimento che mancava. Una cosa legittima, se non fosse che Palladio ha prontamente risposto affermativamente a questo anticipo e quindi ha iniziato a pagare in anticipo queste royalties. Poi però è arrivata subito una richiesta di proroga che da ottobre sposterebbe la fine del conferimento e quindi l'inizio del vero capping della discarica a giugno 2025, quindi 9 mesi di proroga. Le motivazioni addotte sono le stesse di quelle di inizio anno, soprattutto legate alla pioggia. Adesso io non so quanto è piovuto effettivamente a luglio e ad agosto, però insomma sembra un periodo spropositato rispetto a quello che manca da conferire. Quindi semplicemente ci sarà anche un'interrogazione presentata da me nel prossimo Consiglio Comunale, si chiede un po' di chiarezza, la eventuale proroga la deve concedere la conferenza dei servizi e quindi gli enti preposti regionali, non direttamente l'amministrazione comunale, però si chiede all'amministrazione comunale di vigilare e di prendere una posizione come l'amministrazione precedente ha preso, per esempio nei confronti del raddoppio che è stato poi negato, perché sembra veramente spropositato questa proroga di 9 mesi, che però nasce dopo una richiesta di anticipo da parte di Emanuela Grenti. Quindi io non so se c'è un qualche accordo che non conosciamo, rimane per noi spropositata politicamente. Diciamo che prima si finiscono i conferimenti, prima si chiude e si pensa al post mortem di questa discarica che ha già dato per più di 20 anni, meglio è per il territorio di Fornovo. Nel comune di Bardi, nella strada tra Pione e Bedogno, è stata installata una barriera fisica causa frana. Vediamo di più. È stata necessaria l'aggiunta di una barriera fisica per far rispettare l'ordinanza di chiusura del tratto stradale tra il bivio per Granere e Frassineto sulla strada comunale di Bardi. La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini che hanno scritto una lettera rivolta all'amministrazione comunale datata 10 settembre per richiedere un intervento di messa in sicurezza delle frane presenti. Questo tratto di strada da Pione al confine con il comune di Bedonia, recita la lettera, è stato abbandonato da un po' di tempo. In particolare il tratto tra il bivio di Granere e Frassineto non è in sicurezza. Sappiamo che la Regione ha stanziato i fondi, ma non abbiamo ancora visto nulla. I residenti, che lavorano anche a Bardi, Borgotaro e Bedonia, percorrendo la strada rovinano le gomme e le proprie auto. La sindaca Valentina Pontremoli, che aveva già disposto l'ordinanza di chiusura della strada, in risposta alla richiesta dei cittadini, ha fatto installare una barriera fisica, in quanto, benché fosse stata disposta la chiusura di quel tratto, le auto passavano comunque. Momentaneamente risolto dunque il problema, si attende ora l'intervento della Regione per la messa in sicurezza. Le notizie per oggi terminano qui, adesso una breve pausa con la nostra pubblicità e dopo la seconda parte del nostro telegiornale che si occupa di cultura, curiosità, arte e sport. Rimanete con noi tra poco. Fiera del Fungo di Borgotaro IGP. A Borgo Valditaro, Parma, 2 weekend spettacolari con mercati, concerti, street food e molto altro ancora. 14, 15 e 21 e 22 settembre. Fiera del Fungo di Borgotaro IGP. Seguici sui social e scopri il programma completo su sagradelfungodiborgotaro.it.
Le cose che facciamo definiscono chi siamo. Noi siamo autentici, come le nostre origini e la nostra passione. Siamo innovativi, come i progetti con cui reinventiamo le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti. Creiamo insieme soluzioni che fanno davvero la differenza, prendendoci cura di ogni dettaglio. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci, sempre. Le nuove cucine Lube le trovate esposte da Arredamenti Bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. È arrivato a Borgotaro il nuovo punto vendita di Prima e Poi. In via Nazionale 13 vi aspetta con un'ampia scelta di biancheria intima, biancheria per la casa e molto altro ancora a prezzi imbattibili. 30 anni di esperienza al servizio dei clienti per soddisfare ogni tipo di esigenza. Prima e Poi lo trovi a Borgotaro in via Nazionale 13 e a Bedonia in piazza Plebiscito 4. Hai un'azienda o abiti in un comune della Val di Taro? Gassace Energia ha un'offerta impensabile per te. Passa a Gassace Energia le tue utenze luce gas e avrai uno sconto del 40%. Contatta subito Gassace Energia, il tuo fornitore di fiducia in Borgo Val di Taro. Carrefour, bella tradizione di Bedonia, vi aspetta ogni giorno, domeniche comprese, con la cortesia e l'altissima qualità che ci contraddistinguono dal lontano 1982. Potete scegliere tra due punti vendita in valle, uno storico a Bedonia e il secondo di recente apertura a Isola di Compiano. Vi aspettiamo! L'amministrazione comunale di Bedonia organizza una raccolta porta a porta di elettrodomestici da rottamare, come frigoriferi, congelatori, lavatrici, televisori, computer, aspirapolveri e telefonini. La raccolta parte dal 10 aprile nel capoluogo e il 4 aprile nelle frazioni. I giorni di raccolta in tutto il territorio comunale sono pubblicati in appositi calendari e le informazioni possono essere richieste all'ufficio tecnico. Gli oggetti devono essere depositati la sera prima del giorno di raccolta. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgotaro in via Corridoni 38. Mora Noleggi a Fornovo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Gruppo Opimitti, oltre 60 anni di attività a servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Opimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Opimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta, continua anche la promozione sulle stufa pelle e legna. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Musica viva, gridiamo e viva, e di problemi no, non ci sono più. La puoi cantare, anche ballare. La musica viva con noi. Vuoi ospitare una puntata dell'aperitivo del Parmense? Oppure vuoi parlare della tua attività e sponsorizzarci? Allora scrivici a comunicazione@opinitinetworking.com o chiamaci al 333-8424-031.
Bentornati e benvenuti alla seconda parte del nostro telegiornale. Partiamo dallo sport e parliamo di calcio, ascoltando l'intervista a Pierluigi Brendani, direttore generale dell'ASD Bardi. Vediamo come potrebbe andare il campionato con il servizio di Giovanni Bonfiglio. Iniziamo il campionato, la chiacchierata di dovere con l'amico Piero Brendani, DS naturalmente della squadra quasi completamente rinnovata, che puntinato del Bardi. Piero Brendani, come pensi che possa essere questo campionato di seconda? Beh, è un campionato molto interessante perché ci sono tanti derby, c'è il Bardi, c'è la Valtarese, c'è il Compiano, tre squadre di buona qualità, di buon livello, e quindi sicuramente sarà un campionato molto interessante. Poi ci sono altre squadre, tipo l'Eri di Anino, che si è rinforzata molto. E quindi vediamo un po', sicuramente è un campionato molto bello. Quando andrà in onda questa intervista, sicuramente lunedì o martedì, probabilmente la prima giornata è già stata disputata. Domenica si inizia, voi iniziate con chi? Con l'Eri Vianino, trasferta molto difficile. Perché la squadra, ripeto, la squadra del Vianino si è rinforzata molto, è una delle favorite, se non la favorita, e quindi noi andiamo a giocarcela, però quest'anno secondo me abbiamo una buona squadra e ce la giochiamo con tutte, secondo me. Ecco, i risultati di Coppa possono essere condivisibili oppure te li aspettavi oppure no? Beh, più o meno ci possono stare, l'unica cosa che mi ha un po' stupito è la sconfitta in casa della Valtarese con l'Astra, perché sicuramente la Valtarese è più forte dell'Astra e il campionato lo dimostrerà. Il reparto che tu vedi migliore in casa tua? In casa mia il centrocampo, quest'anno è il centrocampo. Ah, non l'attacco? No, l'attacco è molto forte perché con l'ultimo acquisto di Scipone è veramente un attacco bomba, però ho un centrocampo di ottima qualità quest'anno. Ecco, mister Gagliberti si trova come ultimo a gestire un parco giocatori notevole quest'anno. Quest'anno la difficoltà del mister sarà prendere delle decisioni che determinano chi gioca, chi va in panchina, però è importante, se vuoi avere una squadra competitiva, avere i titolari, ma che i panchinari siano a livello dei titolari. Grazie Piero, io ringrazio anche le riprese del mister Cattani. Mister Cattani che è in vacanza, breve, quest'anno ha un anno sabbatico, ma rimane un ottimo tecnico, io lo dico da sempre e lo dico anche in questo caso. Lo salutiamo. Proseguendo con lo sport, un ottimo debutto per Marcello Razzini al rally dell'Appennino Reggiano, dove ha chiuso terzo assoluto al volante della Skoda Fabia RS Rally 2 by Bianchi Rally Team. Nonostante una doppia foratura iniziale, il pilota di Parma ha preso il comando nella prova speciale, già detto 2, e si è subito trovato a competere con Tosi e Rusce per la vetta. Alla fine del secondo passaggio era terzo a soli 4,4 secondi dal primo posto, con Medici alle spalle. Un secondo scratch nella terza prova ha ridotto il distacco da Tosi, ma due terzi tempi negli ultimi impieghi lo hanno regalato sul terzo gradino del podio. Razzini ha spiegato che, sebbene la gara fosse pensata come test per la nuova vettura, si è trovato a lottare per la vittoria contro i piloti locali. La Skoda si è dimostrata in condizioni ottime, permettendo al team di prendere confidenza con il mezzo. Ora la sfida si sposta sull'International Rally Cup, dove Razzini occupa la terza posizione provvisoria. L'ultimo round sarà il Rally Valli della Carria il 27 e 28 settembre, con un coefficiente maggiorato che renderà decisiva la competizione per il titolo. Razzini si dice pronto a giocarsi il tutto per tutto in Friuli, confidando nel potenziale della vettura e nell'opportunità di portare a casa il titolo, nonostante la difficoltà della sfida. E ora ecco quali saranno i programmi che seguiranno il nostro telegiornale. Alle ore 20.45 Musica Viva, alle ore 22.15 Sifra Chiama Roger, alle ore 22.30 RTA Parmense News La Replica, alle ore 23 Balla Che Ti Passa e alle ore 24 Rivediamoli 1999.
Ringraziamo tutti i nostri telespettatori per essere rimasti con noi anche questa sera. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 19, sempre sul canale 89. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata, sempre con i nostri programmi.